Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV in apertura. Partiamo come ogni sera con i dati dei nuovi positivi. In Toscana sono 215 con tamponi molecolari e rapidi, come vedete in grafica. Ieri i positivi erano 245, a livello nazionale sono 3.224. Se andiamo a vedere nel dettaglio, aumentano le terapie intensive più 1 rispetto a ieri, meno 59 a livello nazionale, 7 i morti nella nostra regione, 166 a livello nazionale. Ancora i morti a livello nazionale sono molti. E se andiamo a vedere nel dettaglio le province, troviamo Firenze che purtroppo è ancora al primo posto con 71 positivi, 32 Prato. Poi troviamo Arezzo con 23 e le altre province come vedete in grafica. Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono state somministrate nella nostra regione il 93,5% delle dosi consegnate. E a proposito di vaccini, c'è un accordo tra regione, medici di famiglia, i dentisti, i farmacisti, proprio per potenziare la campagna vaccinale. Quindi si può anche dire che è iniziata la prima fase dell'immunità di gregge, quindi una buona notizia. E questo l'ha detto proprio il presidente Gianni in una conferenza stampa questa mattina, l'ha seguita per noi Rachele Campi, vediamo. È stato siglato un accordo con i farmacisti, gli odontoiatri e i medici di famiglia per dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale in Toscana. Attualmente sono state somministrate almeno 2,5 milioni di dosi e secondo il presidente della regione Eugenio Giani siamo già nella prima fase dell'immunità di gregge. Non ce la facciamo da soli con gli hub pubblici a arrivare all'obiettivo che il 30 settembre ci possa essere una vaccinazione completa della popolazione. Fondamentale in questo una sinergia. Per questo tre delibere con l'accordo con questi operatori sanitari così importanti che segnano il salto di qualità nel mese di giugno che il generale Figliolo ha detto sarà un mese in cui sostanzialmente vengono quasi raddoppiate le somministrazioni di vaccino alle regioni e quindi ecco che la nostra capacità vaccinale viene a essere implementata proprio dall'aiuto che in questo caso tre categorie così importanti ci riescono a offrire. Il mese di giugno sarà fondamentale, il generale Figliuolo annuncia il raddoppio delle dosi di vaccino. Naturalmente quando parlo di 500.000 come ora, 1 milione come è stato preannunciato, parlo sempre di cifre a livello nazionale, quindi tradotte in Toscana significa che sulla base delle 500.000 si parla di 28-30.000 vaccinazioni al giorno in Toscana, che sono quelle che effettivamente noi stiamo facendo, il doppio se le cose effettivamente portano a trasmettere alle regioni le dosi di vaccino che sono state indicate. E c'è un'accelerata sui vaccini, soprattutto AstraZeneca, per gli over 40 e siamo last minute. Vediamo il servizio di Caterina Gonnelli. Vuole recuperare il tempo perduto, la Toscana spinge l'acceleratore sui vaccini. Dopo il successo dell'Open Day riservato domenica 23 maggio a chi aveva almeno 60 anni, la Regione ha deciso di offrire un'identica opportunità a tutte le fasce d'età fino ad oggi aperte e prenotabili, cioè chi è nato dal 1981 in giù, con almeno 40 anni compiuti o da compiere nel 2021. Da oggi fino al 6 giugno, via 2 settimane di Open Day con 19.000 dosi di AstraZeneca agli over 40 senza prenotazione negli hub della Regione. Il primo a partire, la Casa del Popolo di Grassina, con 297 dosi fino alle 22. Nei prossimi giorni, nell'ASL Centro, a turno toccherà agli hub di Dicomano, Pontassieve, Fucecchio, Calenzano, Empoli, Montecatini, al Pegaso 2, al Pellegrinaggio di Prato e alla Cattedrale al San Biagio di Pistoia. Al Mandela Forum di Firenze il primo Open Day sarà giovedì, orario 17.22. Nell'AS Nord-Ovest, data unica domani, a Carrara Fiere, Campo di Marte a Lucca, Ospedale Lotti di Pontedera, Ospedale di Livorno e Arci Le Pescine a Rosignano.
Nell'ASL Sud-Est si parte da domani, gli hub saranno il centro affari e il teatro tenda di Arezzo, il centro sociale di Bibbiena Stazione, la Berrettini Pancrazzi di Cortona, l'hub di San Sepolcro, il multisale di Grosseto, la fonderia di Follonica, il centro polivalente di Montepulciano, il Mensana e il Papillon di Siena e il Bernino di Poggibonsi. Per riempire i vuoti negli appuntamenti del giorno successivo, tra giovedì e venerdì, partirà la nuova formula della prenotazione Last Minute. Al nuovo modello potranno aderire tutti gli aventi diritto alla prenotazione, ad oggi tutti gli over 40, anche se hanno già preso un appuntamento. Ogni sera il portale Prenota Vaccino aprirà una sezione per assegnare i posti vuoti del giorno dopo. E si è parlato molto del Green Pass, questa certificazione che ci permette di dimostrare se siamo stati vaccinati, se abbiamo avuto il Covid. In realtà, come si può avere e ottenere la certificazione? Ci racconta tutto Dario Baldi, vediamo. E dopo l'annuncio a livello nazionale del ministro Vittorio Colao che il Green Pass arriverà direttamente nell'applicazione IO a livello digitale tra qualche mese, anche in Toscana la certificazione verde che permetterà diverse attività è già cosa chiara. La certificazione per i vaccinati, anche solo con prima dose, si può trovare nel proprio fascicolo sanitario elettronico, oppure sull'applicazione Smart SST o su Open Toscana e anche attraverso i totem dei principali ospedali. In alternativa si può richiedere al proprio medico di medicina generale che ha accesso all'anagrafe regionale. La certificazione rientra nel cosiddetto Green Pass in corso di sviluppo, dichiarazione che attesta di essere vaccinati, guariti dal Covid o negativi al tampone. Per i vaccinati si trova nel fascicolo sanitario elettronico, per i guariti è sufficiente l'attestazione della fine da infezione da Covid. Il risultato negativo del tampone viene attestato dalla struttura o laboratorio dove è stato effettuato il test. Lasciamo questa ampia pagina dedicata al Covid per andare alla cronaca, violenza sessuale, siamo a Carrara, la denuncia di una turista, vicino sarebbe avvenuto il fatto vicino a una spiaggia, ci sono le indagini in corso, ci racconta tutto. Gigliola Caridi, vediamo. Una ragazza di 24 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da un uomo nella notte tra domenica e lunedì scorsi vicino a una spiaggia di Marina di Carrara, al pronto soccorso dove la giovane, una turista di origine straniera, è stata accompagnata. Dopo aver chiesto aiuto ad una guardia giurata, i medici avrebbero riscontrato segni di violenza. Indagini sono in corso. La 24enne si trovava di passaggio a Carrara dove avrebbe fatto tappa prima di raggiungere alcuni amici in un'altra località. Domenica sera avrebbe deciso di fare un bagno al mare e poi di cenare al Sacco in una piazzetta poco lontana dalla spiaggia. Secondo la testimonianza resa dalla ragazza ai carabinieri, un uomo, di cui al momento non ha saputo fornire descrizione né indicazioni su quale lingua parlasse, l'avrebbe avvicinata e poi violentata, quindi si sarebbe allontanato. In stato di shock la giovane avrebbe vagato per la città e trovato in una guardia giurata un aiuto per raggiungere l'ospedale. E un operaio di 41 anni è rimasto ferito questa mattina mentre era al lavoro in un capannone industriale. Siamo alla periferia di Firenze, in via Pratese. L'uomo, caduto da un'altezza di circa 2 metri, è ricoverato all'ospedale di Carigi per un trauma cranico. Il 41enne si trovava su un tetto per rimuovere alcuni pannelli di cemento amianto quando la struttura ha ceduto sotto i suoi piedi facendolo cadere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli ispettori della ASL. E ancora la cronaca, grave episodio nel centro di Arezzo, 5 persone si affrontano, pensate, con forbici e mattoni, l'intervento dei carabinieri però fortunatamente ha evitato il peggio, vediamo. Rissa a colpi di forbici, cacciavite, mattoni e sedie. 5 persone arrestate dai carabinieri del radiomobile di Arezzo. Si tratta di 5 uomini in età compresa tra i 25 e i 31 anni di origine nigeriana residenti nell'Aretino. I carabinieri con l'aiuto di una pattuglia della Volante sono riusciti a dividere i 5 contendenti e a bloccarli. L'episodio è avvenuto nel centro di Arezzo per motivi da chiarire. 3 di loro sono stati accompagnati all'ospedale San Donato di Arezzo per i politraumi riportati nel parapiglia. Tutti e 5 sono stati arrestati per rissa aggravata e porto d'armi e oggetti atti ad offendere.
Andiamo a Livorno, è stata sequestrata una Rolls Royce con interni in pelle di coccodrillo, è stata sequestrata da parte dei funzionari della Dogane e della Guardia di Finanza. L'auto era in importazione, proveniva dalla Russia, è destinata a una società di Roma. Al controllo hanno visto praticamente i sedili, i braccioli, le portiere interne con inserti di pelle di coccodrillo appartenente addirittura a una specie protetta per la quale è vietata ogni forma di commercializzazione senza le previste autorizzazioni. Insomma, è stata posta sotto sequestro. E sono terminate nel pomeriggio senza disordini le operazioni di sgombero di un edificio occupato a Firenze. Siamo in via Baracca. All'interno c'erano circa 40 persone, a tutte le persone presenti è stata offerta una sistemazione da parte dei servizi sociali del comune. Il servizio, vediamo. Intervento della polizia questa mattina a Firenze in via Baracca per lo sgombero di un edificio occupato. Le operazioni si sono svolte senza disordini, disagi però sul fronte traffico. Le operazioni hanno richiesto la chiusura della vicina Piazza Puccini. Sul posto anche il personale dei servizi sociali del comune e la polizia municipale per la viabilità. Si tratta di una quarantina di persone, senza minori, per la maggior parte di origine somala, richiedenti o con asilo politico. Alcuni di loro, che si trovavano al lavoro, sono via via rientrati. Altri, sotto il controllo degli agenti, sono rimasti seduti fuori dall'immobile. Si torna però a parlare dei cittadini somali, che da svariati anni sono giunti a Firenze in cerca di asilo politico, secondo la normativa internazionale, e che in parte sono ancora in situazioni precarie. E patto per la sicurezza, andiamo a Borgo San Lorenzo, siamo in provincia di Firenze, ci racconta tutto Alessio Poggioni, vediamo. C'è un'iniziativa nata a Borgo San Lorenzo in Mugello che potrebbe presto essere esportata in altri comuni. Si chiama sicuramente Borgo ed è un vero e proprio patto che l'amministrazione comunale ha siglato con le associazioni di categoria e alcuni locali del centro storico. Obiettivo del patto è quello di costruire un modello di divertimento che sia dal punto di vista sanitario che della civile convivenza non vanifichi il ritorno alla normalità per comportamenti o atteggiamenti sbagliati. In sostanza questo protocollo prevede la possibilità da parte dei locali di chiedere ulteriore spazio per i tavolini all'aperto e anche l'impegno economico del centro commerciale naturale, grazie a un contributo del comune di Borgo San Lorenzo, di avere una vigilanza privata per alcune ore, le ore più sensibili, quelle dalle 20 alle 23, che hanno il compito di segnalare alle forze dell'ordine, quindi alla polizia municipale e alla compagnia dei carabinieri del Mugello, eventuali situazioni di disapplicazione di quelle che sono le regole base, ovvero la mascherina e il divieto d'assembramento. È un patto di responsabilità che facciamo fra l'amministrazione e le attività economiche, perché vogliamo tenere a bada i contagi nel nostro territorio e garantire per tutti un'estate di divertimento ma in sicurezza. L'accordo è stato firmato da Confesercenti, Confcommercio, CNA, Centro Commerciale Naturale nel Borgo e valutato positivamente anche dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in cui il patto è stato illustrato al prefetto, la dottoressa Alessandra Guidi. E ci vorrà una decina di giorni prima che la Procura, siamo ad Arezzo, conceda a EMPA la possibilità di far adottare i 9 cagnolini di razza sequestrati in autosole. Tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. Sono al canile di Arezzo, come disposto dalla procura, sequestrati 9 cucciolini ad una donna rumena che li stava portando in Italia. Stavano solo 12 settimane di vita, per quanto allegri ci sembrino, uno di loro è già ricoverato. Sì, è così, purtroppo i viaggi sono molto lunghi e poi fatti in quelle condizioni i canini sono veramente stremati ed uno è ricoverato. Ci sono tante persone che già la stanno tartassando perché li vogliono adottare. Allora, cosa si può fare in tal senso? Allora, questi sono solo 9, quindi direi che al momento abbiamo già tantissime richieste, perché la voce si era sparsa in città anche prima della vostra, diciamo, comunicazione ufficiale, quindi in questo momento io sconsiglio di venire, saremo noi poi in caso a fare un appello, un comunicato stampa, qualora dovessimo, insomma, trovarci nella situazione di avanzo, tra virgolette,
virgolette di questi canini, perché ancora al momento non sappiamo neanche quando esattamente li potremo dare in adozione, tra l'altro provvisoria e non definitiva. Quindi a meno di un vostro comunicato i cagnolini ancora non sono in adozione? Non sono in adozione, esattamente. Una legge per la tutela e la sicurezza sul lavoro dei rider, ovvero i lavoratori della piattaforma digitali. È quanto approvato oggi dal Consiglio regionale della Toscana con 24 voti favorevoli e 7 astenuti. La normativa prevede, è un'iniziativa del Presidente del Consiglio regionale Mazzeo, tra le altre cose, che la Giunta approvi un progetto di analisi e valutazione dei rischi che porti all'elaborazione di un documento tecnico di valutazione dei rischi dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali. L'obiettivo è sperimentare un modello di assistenza che si deve tradurre naturalmente in una maggiore tutela e sicurezza sul lavoro per questa nuova tipologia proprio di lavoratori. E dopo la vittoria dei Maneskin, l'entusiasmante vittoria dei Maneskin all'Eurovision, c'è la possibilità quindi che si tenga in Italia e Firenze si propone come la possibile candidata per tenere questa importante manifestazione. Vediamo. Dopo la straordinaria vittoria con polemica annessa del gruppo italiano dei Maneskin all'Eurovision Song Contest di Rotterdam, è già iniziato il toto nome sulla città del bel paese che ospiterà l'evento massimo a livello canoro in tutta Europa. L'Eurovision Song infatti racchiude i cantanti europei che hanno trionfato nei festival dei rispettivi paesi e i Maneskin, dopo Sanremo, arrivano alla vittoria nella storia dell'Eurovision dopo Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno e riportano il festival in Italia. Ma quindi dove farlo? Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha scritto sui social: è iniziato il totonomi delle città italiane per ospitare l'Eurovision 2022. È chiaro che la città più bella, funzionale e artistica per ospitare un evento internazionale è Firenze. E zitti e buoni, ci proveremo concretamente. Un sindaco quindi senza paura che dopo aver ospitato mondiali di ciclismo, vertici mondiali a livello di politica e anche eventi internazionali come sarà il Golden Gala di atletica, è pronto a ospitare anche l'Eurovision. Gli ha fatto eco il presidente del Consiglio regionale della Toscana Mazzeo, che con un, come ho detto ieri, sarebbe bellissimo se la Toscana riuscisse ad ospitare questo evento, conta su di me per questa sfida, ha teso quindi la mano al primo cittadino fiorentino, vedremo che ne sarà, intanto l'Italia vince. E hanno riaperto le palestre, naturalmente c'è la necessità della mascherina se non c'è la distanza, ci sono dei divieti, non si possono fare per esempio le docce, però c'è sicuramente un grande entusiasmo per ritornare in palestra, per mettersi anche in forma per la prossima estate. Vediamo. Riparte l'attività delle palestre negli spazi chiusi. Gli affezionati tornano sugli attrezzi che in alcuni casi erano stati spostati all'aperto. Un modo per invogliare il cliente a non fermarsi nonostante la pandemia. Molti erano già entrati da noi perché avevamo anche la zona outdoor, quindi fuori, però molte persone ovviamente all'interno si sta più comodi e ovviamente c'è tanta emozione. Piano piano i ritmi tornano alla normalità, in molti chiedono informazioni su come comportarsi a partire dall'utilizzo della mascherina. Ci hanno chiesto le solite regole, come bisogna comportarsi all'interno della palestra, ovviamente l'uso delle mascherine sotto i 2 metri di distanza, e l'asciugamanino, ovviamente abbiamo tante postazioni per disinfettare un po' gli attrezzi e facciamo una pulizia comunque costante tutti i giorni, ovviamente secondo le regole che ci hanno dato. Con fazzoletti e spray alla mano si disinfettano gli attrezzi. Rientrare in palestra è tutta un'altra cosa, cioè proprio sono stata veramente emozionata, devo dire, non mi sono messa a piangere, ma ci è mancato poco, perché comunque allenarsi in palestra è diverso, comunque non patisci troppo il freddo, non senti troppo il caldo, è un altro ambiente. Tantissimo, io ho sempre cercato di andare a correre, a camminare, ma chi è abituato come me da 25 anni mi alleno almeno 3 volte alla settimana, quindi sì, manca tantissimo. Vedo che ha aggiunto diversi pesi al bilanciere, le è mancata la palestra? Da morire. A parte io ero già ripartito fuori quando questa palestra ci ha dato l'opportunità di farla all'aperto, però dentro è un'altra cosa, ci si allena meglio, e mancata molto, sì.
E ora una decisione che non mancherà di far discutere. In Toscana i contadini potranno abbattere anche i piccioni. La regione chiarisce a Coldiretti l'applicazione della norma in difesa delle colture. Vediamo. Non solo cinghiali. Gli agricoltori potranno abbattere, per difendere le coltivazioni, anche storni, piccioni e nutrie. Lo ha chiarito la regione toscana in occasione del Question Time su Zoom promosso da Coldiretti, a cui hanno partecipato molte imprese toscane. La modifica della delibera 310/2016, che consente appunto agli agricoltori di intervenire direttamente, se muniti di licenza di caccia e sotto la supervisione della polizia provinciale nei confronti dei cinghiali, consente ora un più ampio raggio di azione. Per Coldiretti è molto importante che questo provvedimento sia possibile per altre specie di ungulati come storni, piccioni e nutrie, che in alcune zone della Toscana hanno un'incidenza ancora più pesante dei cinghiali. Un provvedimento che ha rimesso dopo tanto tempo l'agricoltura al centro, dicono. Questo nuovo strumento normativo infatti mette finalmente in condizione gli agricoltori di agire in prima persona ed in tempi rapidissimi sui propri terreni per tutelare raccolti, biodiversità e produzioni di qualità a denominazione. È importante aver chiarito che non si tratta di un'attività venatoria, ma di attività di controllo a tutela dell'agricoltura. E la Fiorentina ha un nuovo allenatore, Gattuso, lo ha annunciato proprio il club Viola sul proprio sito. Tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. E adesso è veramente ufficiale. È finito il toto allenatore in casa fiorentina. Neanche 3 giorni dopo l'ultimo fischio finale a Crotone, a sedere sulla panchina viola nella prossima stagione sarà Gennaro Gattuso, l'ex giocatore del Milan e della nazionale italiana, ultima stagione al Napoli, è il nuovo allenatore della Fiorentina. Un bel segnale per il futuro viola che arriva dopo giorni dove si vociferava anche dell'ex Roma Paolo Fonseca. La trattativa, fatta di tira e molla, dura, complessa, si è riaccesa nella scorsa serata per poi andare in porto nella giornata odierna. Gattuso appese le scarpette al chiodo nel 2013 da campione del mondo, è passato da Palermo nell'anno successivo, poi sulla panchina dell'Ofi Creta, per poi arrivare in Toscana a Pisa nel 2015, dove è rimasto nel cuore dei tifosi nonostante le vicissitudini societarie. Nel 2017 l'esperienza al Milan, conclusasi nel 2019 poi a Napoli. Adesso è veramente ufficiale, con la Fiorentina che aveva annunciato la notizia postando una foto di una scrivania con la Coppa del Mondo, il numero 8 e il viola intorno. Il primo tassello della Fiorentina che sarà è arrivato. Benvenuto Rino. E il benvenuto a Gattuso l'ha dato il sindaco di Firenze, Nardella ha detto benvenuto a Firenze mister Gattuso, mentre il patron viola commisso ha detto Gattuso ci aiuterà nella nostra crescita. E noi ora andiamo a Grosseto con Carlo Sestini per parlare della inaugurazione della Pinacoteca dell'amministrazione provinciale. Vediamo di che cosa si tratta. È stata inaugurata la nuova Pinacoteca provinciale dell'amministrazione provinciale di Grosseto. Più che nuova, è la prima volta che viene fatta una Pinacoteca a livello di amministrazioni provinciali. Tante opere che sono state donate alla provincia, tante opere che erano andate disperse, che si trovavano nei magazzini e che adesso finalmente sono fruibili grazie a una collaborazione tra la stessa amministrazione provinciale e il liceo Aldi di Grosseto. Siamo finalmente riusciti, attraverso un'alternanza scuola-lavoro della classe terza del liceo scientifico, a recuperare un patrimonio artistico che purtroppo la legge Delrio aveva disperso nei vari palazzi della provincia, e quindi ricatalogarlo, e i ragazzi attraverso questa ricatalogazione hanno imparato ad amare gli autori, i pittori della nostra provincia. E come sempre quando scuola e istituzione lavorano insieme i risultati sono ottimi, lo vediamo qui, abbiamo fatto questo progetto di riappropriazione di quello che è il patrimonio culturale della provincia, il patrimonio pittorico, i ragazzi hanno lavorato recuperando opere che non erano fruibili più a nessuno. Che esperienza è stata questa per lei e per i ragazzi? Molto significativa, lascio insieme ai miei studenti un piccolo contributo nella valorizzazione della nostra storia, la nostra storia artistica, culturale, la nostra storia del paesaggio. Non a caso la mostra o catalogo si chiama proprio I Maremmani e la Maremma, perché il tema fondamentale è dare giusto valore al nostro territorio. E il martedì
alle 21:15, l'appuntamento con Toscana TV e con il film, questa sera Out of Sight con George Clooney, un film da non perdere. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.